ad alta qualità, è un TN Full HD, tastiera meccanica SteelSeries con switch Cherry MX Brown, retroilluminata. È una tastiera full size con tastierino numerico che diventa touchpad, o touchpad che diventa tastierino numerico con un tocco. L'audio è stato affidato a Dyne Audio, che è la casa anche di produzione di Bugatti, si occupa dell'audio per Bugatti, dove sotto troviamo un subwoofer. Come hardware GT80 è dotato di processore Intel i7-4720HQ a 260 GHz, monta 16 GB di RAM DDR3L, upgradabili fino a 32 GB. Sistema operativo ovviamente è un Windows 8 su questo modello, upgradabile gratuitamente a Windows 10. E abbiamo poi SSD in RAID 0, due SSD da 256 in RAID 0, upgradabili fino a 1 TB, quindi GT80 ha 4 slot per SSD e fino a 1 TB di spazio, più un hard disk a 7200 RPM da 1 TB. Un hard disk meccanico. Per quanto riguarda il comparto video, è affidato a ben due GTX 980M in sleeve da 8 GB l'una, per un totale di 16 GB di schede video GeForce in sleeve. Come interfaccia e connettività abbiamo 5 porte 3.0, di cui 2 sul lato destro e 3 sul lato sinistro, card reader, uscite placcati in oro. Dopodiché abbiamo le display port, uscita HDMI per il supporto su monitor esterno fino a 4K di risoluzione e cavo ovviamente Ethernet. Pannello inferiore rimovibile per effettuare upgrade e manutenzioni. Come altrettanto è possibile aprire questo coperchio per eseguire l'upgrade di SSD, hard disk e RAM. A seconda della configurazione parte da circa 3.000-3.700 euro, però è sempre meglio controllare con il proprio rivenditore, poiché c'è la versione con una scheda video e la versione con due schede video in SD, pertanto è sempre meglio controllare, però il prezzo si aggira.